Ciao a tutti e benvenuti alla 15ª puntata bis. Vi chiederete perché? Perché bis? Perché in realtà avevamo registrato. La prima non l'hanno vista comunque. Infatti, non l'avete vista quella là che doveva andare in onda. Avete visto il nostro video social su Instagram e su Facebook di cui avevamo fatto una specie di prova, una puntata sui generis. Volevamo vedere e commentare una serie TV scelta lì all'impronta mentre la guardavamo insieme, ma in realtà abbiamo scelto molto male. Sì, sì, e si è dimostrato un fallimento totale perché la serie era veramente pessima. Si chiamava Foodie Love su Rai Play. Quindi abbiamo optato per ritornare alle nostre classiche puntate e questa volta parliamo di un film, anche se ci vedete in questa veste come la prima puntata di Sex Education storica, quando eravamo ognuno a casa sua a causa pandemia mondiale, visto che ora la situazione diciamo che non è delle più flore e simpatiche, siamo tornati a distanza, non vicini vicini come prima. E speriamo che la prossima saremo di nuovo face to face e accanto. Comunque, cosa abbiamo scelto, mia cara amica? Lontana? Abbiamo scelto il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren, che sta facendo uno sfracello di premi, sta ricevendo uno sfracello di premi, tra cui neanche a farla apposta pochi giorni fa, rispetto a oggi che registriamo questa puntata, si è aggiudicato il Golden Globe per la miglior canzone originale, quella di Laura Pausini, Nicolò Agliardi e Diane Warren, canzone che chiude il film nei titoli di coda. È molto bella, molto in stile sempre Pausini, che io non amo molto come cantante, ma come personaggio sì. Si addice perfettamente al film. Anzi, perché questa volta mi sa che siamo dalle parti degli infedeli, che a Daniela era piaciuto tantissimo e a me per nulla. Qui siamo all'opposto, a me è piaciuto tantissimo il film, o almeno mi è piaciuto, non dico che è un capolavoro, ma mi è piaciuto, mi ha commosso. A Daniela credo di no, anche perché mi hai scritto. No, non posso ridire cosa ho scritto. Quello non posso. Non diciamo che è un film un po' in stile casalinghe disperate di Canale 5 alla domenica pomeriggio. Esatto, ha edulcorato il mio commento. Bravo. Perfetto. Grazie, grazie. Questa volta non faremo spoiler perché comunque c'è un momento clou nel film. No, c'è un libro che esiste dal 70, c'è un film francese che di qualche anno dopo. Quindi. Che è del 77 con Simon Signoret. Sì. Non sapevo che fosse tratto da questo film. Proprio l'adattamento di questo romanzo omonimo del 75 scritto da Romain Gary, stavolta oggi non vedrete il gobbo non gobbo, è portato sullo schermo nel 77 col medesimo titolo di La vita davanti a sé con Simon Signoret, come dicevamo per l'appunto. Questo film è sul pacchetto Netflix del 2020, diretto dal figlio della Sofia Loren e di Carlo Ponti. Ragazzi, Carlo Ponti è stato uno dei più grandi produttori cinematografici italiani. Allora, se vi dico semplicemente che ha prodotto insieme a Dino De Laurentiis e poi da solo L'oro di Napoli di Vittorio De Sica, La strada di Fellini, Il disprezzo di Jean-Luc Godard, La ciociara di Vittorio De Sica, poi Il dottor Zivago di David Ling e Il trittico di Michelangelo Antonioni, Blow Up, Zabriskie Point e Professional Reporter. Quindi un grandissimo produttore, come oggi non ce ne sono più. Il figlio ha esordito qualche anno fa con un film e poi ha fatto una serie di cortometraggi. E questa volta ha preso la madre che, diciamo che, dal mio punto di vista modesto, è tornata a quel tipo di recitazione del passato, di quando recitava accanto al suo grande amico e partner ideale dei film, che era Marcello Mastroianni. Perché mi ricordo che un po' di anni fa lei interpretò sua madre in una fiction dedicata a sua madre e a lei quando diventava famosa. Era Margaret Madè, quella di Bahia, che faceva Sofia Loren. Ed era una fiction pessima. Io quando ho visto la Sofia Loren recitare ho detto: ma che è successo la Loren? Forse è meglio che vada in pensione. Invece in questo film è tornata ad essere la Loren di una volta. L'unica cosa che mi ha un po' stranito, e poi lascio la parola alla mia socia che lo distruggerà, no dai, non così tanto, che mi ha stranito, che io per metà film ero convinto che si svolgesse e fosse ambientato, dato anche il fatto che lei è un'ex prostituta napoletana di origine, ovviamente fosse ambientato a Napoli, e diciamo che i quartieri davano molto quell'idea lì. Poi scopro che invece è prodotto dalla Film Commission pugliese ed è ambientato a Bari, e io l'ho capito
solo alla fine del film, anche perché quell'ambientazione lì poteva essere veramente un quartiere degradato, sì, beh, molto popolare, quasi di qualsiasi città, sì, partenopeo. Però effettivamente poi c'è Bari vecchia e Bari nuova. Allora, no, non dico più niente, perché voglio capire la mia amica, la mia dolce amica, distante ma vicina a me col cuore, che cosa ne pensa di questo film. Anzi, se ci dici la trama, che tu sei sempre bravissima in questo. Allora, cominciamo con la trama, va bene. Quindi, per chi non conosce la storia, parliamo di un'ex prostituta, ormai in là con gli anni, perché Sofia Loren ha 86 anni, ma interpreta una donna di quell'età. Lei è una sopravvissuta dell'Olocausto e si prende cura a suo modo dei figli delle altre prostitute, o che sono stati abbandonati dalle prostitute, o che magari stanno lavorando, e quindi se ne occupa lei, crescendoli con una sua mentalità funzionante anche, perché comunque riesce a passargli dei valori. Nella sua vita capita questo ragazzino di origine senegalese che gli viene portato dal suo amico medico. È un ragazzino molto turbolento, che è completamente sfiduciato nei confronti della vita, non ha la minima idea di come rapportarsi con gli altri, e imparerà cos'è l'amore, lacrime, c'è tutto, c'è tutto. Detto questo, io me lo sono visto una notte, dopo 15 minuti ero già annoiata. Bene. Pesantemente annoiata. Avevo già, nonostante conoscessi la storia, mi ero già immaginata le scene di come potessero essere, visto i 15 minuti iniziali, e non mi ha sorpreso, cioè è rimasto quello che io mi sono immaginata. Ho chiesto poi in giro, ho scritto lui al mattino ovviamente la mia impressione, e poi ho cominciato a chiedere in giro, io faccio sempre i miei sondaggi, e mi sono resa conto che i commenti comunque erano molto molto simili ai miei. Un commento su tutti: il film è Sofia Loren, punto. Sì. Se cambiamo l'attrice con qualsiasi altra, il film diventa oltre l'anonimo, diventa quasi inguardabile, secondo me. Perché? Perché è un film che punta alla positività. I messaggi ci sono, arrivano anche, parla di solitudine, parla di abbandono, parla di credere in se stessi, credere nella vita, credere nell'altra persona, perché ti devi affidare. Lei insegna a questo bambino ad affidarsi, lo imparerà attraverso le dinamiche con uno dei ragazzini che sono lì, attraverso la sua esperienza, perché lui si occupa di microcriminalità, che vogliamo parlare dello spacciatore. Cioè, lo spacciatore è, rappresenta il ridicolo addirittura. Non lo so, perché diciamo manca, che sono un po' allo stile Gomorra. Ma neanche, no, manca quello in realtà. Cioè, secondo me non è venuto fuori lo stile Gomorra, lui risulta un po' un bamboccione. Sì, però comunque potrebbe essere anche violento. A te fa impressione il fatto che sia un uomo che si avvale di ragazzetti per spacciare, quindi quello già te lo identifica come una pessima persona, ma non è interpretato così, è interpretato un po' come un bamboccione. Ah, manca, sì, la cattiveria. Ma perché secondo me tutto il film è come se io l'avessi visto attraverso gli occhi di un nonno. Ah, ok. E può anche darsi. Magari era voluta la cosa, sì, ma io non sono nonna. E spesso mi trovo magari a scontrarmi con le mentalità dei nonni, che sono troppo buoniste, troppo permissive. È un po' quello il film. Ci sono arrivata in fondo, ho detto sì, vabbè, se non ci fosse stata la Loren, sto film poteva entrare nel cassetto. Noioso, banale, il melodramma italiano andrebbe bene, come hai detto tu, per una fiction televisiva di Canale 5 alle 3 del pomeriggio, probabilmente condotta e dire no, fa niente. Non diciamo da chi, no, la domenica pomeriggio, esatto. E probabilmente gli spettatori sono contenti, perché lo consiglierei come film, nel senso, se non avete assolutamente nient'altro da fare in pieno lockdown, in una domenica piovosissima, vabbè, si può vedere, ma ci sono tante altre cose da vedere. Allora, prima, su questo sono concordo con te, nel senso che se devi vedere tante altre cose, vedi prima quelle e poi ti diciamo. Io in realtà mi sono fatto un po' trascinare dal fatto che ero curioso della Sofia Loren, perché comunque, sai, una grandissima attrice italiana, ha creato un modo di recitare, di essere amato, anche un modo, proprio uno stile
sia visivo che recitativo, che è poi anche mondialmente riconosciuto come icona delle donne veraci, della mediterraneità e tutto quello che è. Però mia madre mi disse: sai, ma è proprio bello, papà si è commosso. Ho detto va bene, e comunque sono fasce d'età alte, sono persone al di là dei 70 anni. Lo guardo, all'inizio un po' lo trovavo abbastanza piatto, come dici tu, banale. Poi mi sono affezionato al bambino, che deve essere, è molto bravo, infatti ha vinto anche dei premi, questo Ibrahima Gueye, che fa il bambino Momo senegalese. Poi sai, comunque gli attori adulti di contorno, se togliamo Leila Loren che è Madame Rosa, poi c'è Renato Carpentieri, il dottore, c'è lo spacciatore Massimiliano Rossi, però tutti i bambini sono molto bravi. A un certo punto ha preso una piega molto almodovariana, soprattutto quando entra in gioco la trans- stiamo esaltando qua, eh? Ma ti dico, ma lì tutto sommato non mi ha dispiaciuto questa deriva un po' l'Almodovar, soprattutto ma perché hanno cercato di modernizzarlo un po'. Sì. Comunque è una storia che ai tempi nostri reggerebbe molto poco, no? Cioè, va bene se io mi incarno nel livello storico, quindi degli anni 70, boh, ci può stare, sì. Sì, forse, allora, guarda, secondo me è proprio una scelta registica e anche attoriale, ma proprio narrativa, è un film molto anni 70, infatti anche musicalmente, togliendo qualche sprazzo di modernità, tra canzoni rap o pezzi un po' più etnico-ritmici, effettivamente anche la musica, poi soprattutto il tema dedicato a lei, che è quello che è scritto da questo premio Oscar, Gabriel Yared, che ha composto la musica di un film che a te piace tantissimo, ne abbiamo parlato nel live delle commedie romantiche, dei film romantici, che è Paziente Inglese. E ha scritto una musica che è molto in stile anni 70, anni 60-70, molto, che ti posso dire, ai film di Pietro Germi, Sedotta e Abbandonata, Divorzio all'italiana, fatti un po' sullo stile Carlo Rustichelli, però secondo me è proprio voluto. Ovviamente poi c'è il bambino che con la sua bravura, ma tutti i bambini sono bravi in questo film, tutti, nessuno escluso, riesce un po' a modernizzare, diciamo, la struttura narrativa. Però ti dico, non l'ho trovato così pessimo, così banale, cioè forse, non, certo, non ha niente di innovativo, di originale, però effettivamente se togliamo lei potrebbe essere un film del pomeriggio delle nonne o delle casalinghe disperate, quello ci può stare anche, effettivamente sì. Però se tu la guardi da un punto di vista di ritorno alla grande di Sophia Loren, allora sì, perché effettivamente no, è bravissima, è intensa. Ma infatti è quello che ho detto, cioè è lei, il film è lei, mi ha ricordato molto delle sue parti vecchie, dalla sì. Ciociara, Ieri, Oggi e Domani, mi ha ricordato un po'. Brava, anche Una giornata particolare, poi vabbè, lei è un'ebrea, reduce dall'olocausto, dai campi di concentramento, quindi poi c'è tutta una storia dietro, anche il fatto che lei si rifugia in questa sorta di cantina che è il suo... Sì. Mondo al di là, poi ha degli scompensi, ogni tanto si assenta, ha dei vuoti. E lì è bravissima, sì. Quei passaggi, lei è potentissima. Infatti c'è una polemica, perché in realtà si sperava che l'Accademia di Davide Donatello mandasse come proposta per film straniero ai Golden Globe e agli Oscar e proprio questo film qui, La vita davanti a sé, invece hanno mandato un documentario. Ora, il documentario non è stato ovviamente preso, ma il film, in realtà il Golden Globe ci è arrivato, perché ha ricevuto proprio la nomination come miglior film straniero ai Golden Globe, ma secondo me anche meritata, cioè ti dico, perché è un film... Sai che però credo che all'estero possa piacere davvero tanto. A livello italiano iconico. Brava, hai beccato giusto il punto focale. È un film che, siccome si rifà alla grande nostra tradizione dolce, amara, cinica, se vuoi, della commedia italica del passato, a loro piace, perché certo. Forse ci vedono ancora così. Purtroppo. E allora, purtroppo sì. Infatti ti dico, le candidature le ha avute tutte in questi premi, riconoscimenti molto, molto noti, molto importanti. Anche il Critics' Choice Awards. Tra l'altro le daranno un nastro di platino alla carriera, alla Sophia Loren, proprio per questo film, Ai nastri d'argento. Comunque, ti dico, io forse mi sono fatto trascinare dall'aspetto emotivo della Sophia Loren e della bravura sua, perché effettivamente, togliendo poi l'unico difetto sempre
italiano, io non capisco perché noi italiani non riusciamo a fare una presa diretta decente, che metà dei dialoghi non si capiscono. Abbiamo detto anche già in altre occasioni, quando ci siamo riferiti al cinema italiano, anche qui ci sono metà dei dialoghi, lasciamo perdere che lei parla in napoletano, anche il dottore parla in napoletano, ma sono due attori partenopei, quindi, e quindi là mi hanno fregato il fatto che pensavo che fosse in metà che fosse Napoli. Ma ogni tanto anche i bambini, diciamo, che hanno un po' una slengata dialettale partenopea, ma anche lo spacciatore stesso, sì, non è che parla con l'accento pugliese. No, no, quindi no. Quindi tu pensi che sia girato lì, quindi vabbè, poi come dice, tutto mondo e paese, non ha importanza dove l'ambiente, il significato quello lì è. Però effettivamente forse mi sono fatto trascinare dall'emotività, perché me l'ha suscitata in più di un'occasione, soprattutto sul finale, da lei, dalla grande Sofia. No, no, ma che è la domanda che mi sono posta io metà film, cioè nel senso, a un certo punto mi sono detto, vabbè, tolto lei, cosa mi rimane del film? In realtà quasi niente. Sì, sì, su questo hai ragione, ti do ragione, perché effettivamente se tu togli lei e la dai, e dai questa storia qui in mano a un altro personaggio che magari insignificante attualmente può essere bravo, però non ha la pill della Lauren, come magari sicuramente il film originario aveva la grandissima Simone Signoret, che era una signora attrice francese di una bravura esasperata, allora a quel punto sì, magari togli la Signoret, togli Sofia Loren e rimane proprio... Però lì era anni 70, 77, quindi come trama ci stava anche tutto, sì. Forse oggi, con tutto quello che abbiamo visto, fritto e rifritto, può un po' decadere l'emozionalità, e quindi il commento che viene fuori è quello di film adatto per la Barbara. No, scusami, volevo dire per le casalinghe disperate di Mediaset. E quindi può darsi di sì. Ti ha colpito qualche cosa, qualche scena madre in particolar modo, qualche momento topico? Ti devo dire che il momento in cui ho riso, ma proprio riso, è proprio nei primi 10 minuti in cui si vede lei, viene presentata lei come Madame Rosà, come personaggio, che sta parlando con il bambinetto più piccolo, però non dico la battuta, che secondo me è una delle migliori del film, quindi evito di spoilerare almeno quello. Lì il pezzo della sua presentazione è quello che ho preferito. Ovviamente tutte le sue parti in cui si annienta e si annebbia, ed è solo lei, e tu capisci quanta sofferenza c'è. Ho apprezzato invece la fotografia di questo film, sì, nel molto. Senso che, vero? Sì, c'è sì. Stata proprio una scelta di colori tenui, a volte un po' offuscati, non so come spiegarti, come se fosse un ricordo. Quello che stavamo vedendo era come se fosse un ricordo, più che un fatto visivo forte. Però non so se si vede dietro, che ci sono le sequenze, tanto c'è la sequenza con lo spacciatore e il bambino di colore. Però no, la fotografia è molto curata, ti dico, da quel punto di vista, ma anche la regia secondo me non è per nulla teatrale, come qualcuno ha detto, è molto sui personaggi, ovviamente a esaltare la bravura della Lauren, ma anche degli altri personaggi, perché ti dico, i bambini, per esempio una persona che io ho intervistato a Soundtrack City insieme a Marco Testoni è colui che io adoro, quei dialoghi fra lui e il bambino, colui che prende il bambino a lavorare da sé nella sua bottega, sì, che è Babak Karimi, l'attore che fa Amil, che gli insegna un po' anche, gli fa leggere che cos'era, le parti del Corano, se non mi ricordo male, giusto? Poi gli insegna anche a cucire, che è bellissimo, il tappeto, che meraviglia, quella parte lì è proprio pura poesia. Appunto sempre il messaggio della positività, in cui io ti do un obiettivo in cui tu ci devi mettere dedizione, impegno, cura, e lui comincia ad apprendere un po' di qua e un po' di là tutti i vari valori. Finisce bene, lacrime, sipario, applausi. Il momento cinico della Bocconi, che è fantastico. Come fare la sinossi di un film e ridurla in 3 fondamentali elementi. Però dai, io mi sono emozionato quando c'è la Sofia Loren che balla con il trance, con... come si chiama lei? Lola, come si chiama? Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Lola, giusto, hai visto? Me lo sono ricordato, caspiterina. Mi ha fatto tenerezza, ma non mi ha emozionato. Cioè il massimo cui io sono arrivata è la tenerezza. Sì, io non ho pianto, perché di solito io in certe circostanze filmiche, e non solo anche pubblicitarie, verso lacrime a go go, qua no, effettivamente non ho versato nessuna lacrima, però lacrima,
però mi ha emozionato, quindi diciamo che siamo al 50 e il 50 stavolta, boh, sì. Anche Darth, dai. Dai, non siamo così distruttivi, non sono così cattivo come sono stato con gli infedeli, neanche tu, però diciamo che se non avete niente da fare ve lo potete vedere, ecco. Esatto, è quello. E apprezzare comunque la cura, perché da un punto di vista registico e tecnico è molto curato, è un film più che altro estero e meno italiano da quel punto di vista lì. Non so cos'altro vorresti dire su questo film, cara Daniela. Non ho molto altro da dire, no? Vabbè, speriamo allora di poter tornare prossimamente ad avere la nostra location, qualunque essa sia, però insieme, vicini vicini. E cosa possiamo dire ai nostri lettori? Leggeteci anche sul sito e sulle pagine social, di darci i famosi consigli. Feedback. Che non stanno mai. Esatto. No, arrivano sempre in privato, però vabbè, accettiamo. Accettiamo anche quelli privati, ma pubblicamente sarebbe meglio. Che poi Porelli ci avevano detto anche di seguire una serie che io non ho neanche iniziato, ma tu mi hai chiamato, mi hai detto. Ah, allora a tutti quelli che ci hanno consigliato vivamente di vedere Soulmates, giusto? Sì. E lasciate perdere, io mi sono addormentato in più punti della prima puntata, figura se andavo oltre. Invece posso dirti che stanotte ho cominciato il documentario su Netflix del Hotel Cecil di Los Angeles, di un evento che è successo negli anni 2013, di una ragazza scomparsa, che devo dire che non è niente male, anzi quello lo consiglio. A chi piace, sai, quei documentari crime in cui vanno a investigare, ricostruiscono. Però è una storia che più o meno tutti si ricordano. C'era quel video angosciante di quella ragazza in ascensore che non si capiva, aveva un atteggiamento un po' particolare, strano, e sparisce, sta ragazza sparisce nel nulla, e ci sono tutte le indagini. Non te lo ricordi quel video? Era diventato un video virale, ne aveva parlato tutto il mondo. Sai che non mi ricordo, un film dove c'era tutti nell'ascensore che scomparivano a uno, ma perché c'era il diavolo, quindi non era, era un horror. No, era pensato anche a quello a un certo punto, era entrato il paranormale, l'esoterismo, c'è tutto, è un documentario tra l'altro di 6-7 puntate, quindi anche abbastanza curioso, perché l'Hotel Cecil è degli anni 20 in America e pare sia circondato da omicidi, suicidi, è carino. Cioè, quindi è il triangolo delle Bermude degli hotel. Bravo, esatto. Grazie, perfetto. Grazie, allora mi hai incuriosito, lo vedrò. Quindi allora, ci vediamo alla prossima puntata, la 16ª puntata, spero senza bis, che quindi no, magari dai, non facciamo un'altra cannata come quella di Foodie Love. E quindi chi è un amante delle italiche performance storiche della Sofia Loren si veda La vita davanti a sé, e bellissima colonna sonora di Gabby Allred, e niente, feedback, come sempre, andate a frequentare visavimenteimmagine.it, i nostri canali social, Instagram, Facebook, Spotify, ci sono le nostre playlist. Ci sono le nostre playlist, ne faremo magari un'altra prossimamente, aggiungendo qualcosa di nuovo, di quello che vedremo. E niente, ciao Dani, ci vediamo la prossima volta. Ciao tesoro, speriamo che sta pandemia si tolga dalle